c'è tutto di tutti. In collaborazione con... Siamo una tre giorni qui a Saviano, la festa della birra. Noi per il primo anno abbiamo organizzato il Saviano Beer Festival, una prima edizione qui a Saviano, dove il nostro comitato Cirrito Aliperti, che è un comitato pro carnevale, dedica diciamo tre serate alla nostra organizzazione. Una serata ricca di ospiti, cantanti, voglio dire... testimonial importanti, sponsor, moda, di tutto e di più. Noi innanzitutto ringraziamo i nostri sponsor che ci hanno permesso tutto questo. Dopodiché io vorrei ringraziare il mio staff, composto da giovani ragazzi volenterosi che si sono dannati da un mese a questa parte per la realizzazione di tutto questo. Però vedo che, insomma, voglio dire, la gente sta incominciando ad arrivare, alle nostre spalle si stanno facendo le prove, tra poco avremo i nostri microfoni, il grande Seppe. Noi speriamo che arrivi quanto più gente possibile. Noi abbiamo fatto una campagna pubblicitaria ampia su tutta la regione Campania, quindi ci aspetteremo un buon esito della manifestazione. Poi devo dire la verità, voi a Saviano siete molto organizzati, perché io ho partecipato a molti vostri carnevali, che il vostro carnevale non è secondo a nessuno. Assolutamente no, il nostro è uno dei migliori carnevali a livello nazionale, forse è uno dei migliori in assoluto. Voglio dire, quindi siete organizzati e sicuramente vedo tanta gente che sta incominciando a parcheggiare, tanta gente che sta arrivando, ma cosa offriamo a queste persone, oltre alla musica, alla cordialità, alla birra anche? Innanzitutto la birra, il fulcro centrale è la birra. Noi abbiamo opzionato come sull'evento proprio il Beer Festival, la birra. Abbiamo due tipologie di birre, che è la chiara e quella scura. Dopodiché ci sono anche degli stand dove i nostri ospiti si possono, diciamo, abbeverare di panini alla piastra, a friggitoria. Vogliamo dirlo? Roba nostrana, roba locale. Solo ed esclusivamente roba locale. No, noi non imitiamo i bavaresi, ma siamo salianesi. Ovvio, c'è il salsiccia broccoli. Ma il calendario vedo che è molto fitto di artisti. Sì. Diamo qualche nome. Sì, sì, stasera ci sarà Luca Sepe in concerto, sarà accompagnato dal cabaret di Lello Musella di Made in Sud. Domani ci sarà l'intera esibizione di Radio Kiss Kiss Napoli con tutti gli ospiti, a partire da Antonio Manganiello, Luca Sepe, ci sarà Daniele Musiani, ci sarà Lady Satin, ci sarà Fabio Brescia, quindi noi avremo degli ospiti di eccezione da Radio Kiss Kiss Napoli. Invece domenica abbiamo fatto una serata particolare. Domenica ci sarà il grande Gerardo Amarante, gli Spacca Paese, che con le sue la sua retorica, le sue barzellette e la sua comicità allieterà le serate ai nostri salvianesi, ai nostri campani. Bene, noi siamo qui per l'apertura e chi ben inizia ben arriva. Io vi ringrazio ovviamente a nome di tutto il comitato per essere intervenuti, vi auguro un buon divertimento, un buon lavoro e forza Saviano, forza Cirrito Aliperti. Rimanete con noi, a tra poco. Dicevamo una tre giorni di festa all'insegna della bionda, ma ce n'è per tutti i gusti. Sicuramente, siamo nel mese dell'October Beer in Germania e tutti coloro che non vanno lì li abbiamo invitati qui a Saviano. Sicuramente, siamo qui questi tre giorni al nostro primo evento del Saviano Beer Festival.
in collaborazione con tanti tanti ospiti che verranno qui, con Perrella che è il distributore, dalla A alla Z, insomma siamo qua stasera a divertirci a bere questa bionda, anche la doppio malto, tutti i tipi di birre tedesche. Senza mai ubriacarsi però. Assolutamente, perché questa è la prima cosa, soprattutto le forze dell'ordine ce l'hanno raccomandate, bisogna essere vigili, abbiamo anche il test, alcol test proprio per questo motivo, e anche divertirci. Anche perché ci sono le auto a disposizione, di auto shopping, certo, che faranno il drive, nel senso, sì, accompagneranno a casa magari chi non può guidare. Assolutamente, noi ci auguriamo solo di divertirci, di far star bene la gente, di passare una serata all'insegna di divertimento, di tanta musica, di allegria e della nostra bionda che è squisita sicuramente per tutti. Avete scelto anche una conduttrice bionda? Sì, una nostra conduttrice è Da Cioffi, che questa sera, domani sera e domenica sarà la nostra prima donna, e quindi è lei che presenterà tutti gli ospiti, a partire da Lello Musella di Martin Sud, tutti quelli di Kiss Kiss, insomma abbiamo tanti tanti, sicuramente. Edda, ci siamo, gli ultimi ritocchi alla scaletta. Esatto, gli ultimi ritocchi, ma in realtà siamo quasi pronti, al 99%, quindi pronti pronti pronti. Tanti ospiti, vedo, leggo qui, la lista è infinita, 3 giorni di festa. Assolutamente, abbiamo Lello Musella da Made in Sud, il Kiss Kiss Napoli Show, Luca Sepe in concerto, gli Spaccapese, davvero di tutto. Lo dico sempre, la birra è un elemento che mi ha sempre portato fortuna, e ho vinto anche Miss Birra nel 2007, nel lontano 2007, all'Oktoberfest, quindi è un elemento che mi porta particolarmente bene. E allora chi meglio di te poteva rappresentare qui il Beer Festival a Saviano? Assolutamente, anche perché secondo me gioco anche facile, sono bionda, la bionda, quindi diciamo è anche un po' un gioco. Gioco di colori, sai, gli amici di Saviano sono esperti nel carnevale, loro fanno un carnevale straordinario. Lo so, non l'ho mai visto, devo dire la verità, sono sincera, ma in realtà so che è molto molto bello, ma anche questa prima edizione del Saviano Beer Festival sarà meravigliosa, anche perché non solo ospiti d'eccezione, ma anche tanti elementi di gastronomia bavarese, la birra, fiumi di birra, quindi un evento veramente unico nel suo genere. Diamo anche un messaggio a casa, bere, ma mai poi bere tutti quelli che sono i componenti di un'auto, magari uno non beve. Assolutamente, lo dico anche perché io in realtà sono una presentatrice, ma sono anche una psicologa e faccio tanti progetti per la prevenzione, quindi bere moderatamente, quindi facciamo una prevenzione primaria, quindi bevete moderatamente, divertitevi, e se volete bere un po' di più fate guidare un'altra persona, un vostro amico che magari non ha bevuto. Che non beve, esce proprio per essere il driver della situazione. Esattamente, magari non ama la birra, ma ama vedere il concerto di Luca oppure il Kiss Kiss Napoli Show, quindi viene, si diverte, non beve ed accompagna l'amico che invece ama tantissimo la birra. Parliamo di una Saviano che si diverte sempre e una molteplicità di eventi. Beh, Saviano ha una tradizione straordinaria che è quella del carnevale, e molte di queste feste sono inserite nel carnevale. Noi abbiamo 13 carri allegorici, 13 contrate, per cui queste 13 contrade si organizzano per fare delle feste, e chiaramente in queste feste poi ci si diverte. Ma insieme a queste feste ci sono altri eventi che pure finiscono in feste straordinarie, che ovviamente coinvolgono l'intera cittadina. La festa della birra è la prima edizione, quindi faccio i complimenti a questi ragazzi, al Comitato Cereda Liberti, che si è adoperato e ha avuto non poche difficoltà, perché l'idea della birra, insomma, lascia un poco non troppo tranquilli chi deve controllare. Noi abbiamo dato il messaggio che chi guida non beve. No, non solo chi guida non beve, poi ovviamente chi non lo regge bene, se ne bevesse solo un sorso. Giusto per assaggiare la bionda. Ma la bionda si deve comunque assaggiare, perché poi se è la festa della birra, capire com'è, bisogna farlo questo. E quindi credo che questa 3 giorni sia una cosa bella. Mi auguro che i ragazzi si divertano veramente, c'è una bella musica, tanta bella gente, e soprattutto questa contrada che ha del caratteristico, sono brevetti ballerini, c'è una scuola di ballo che gira intorno, ci sono i costumi, quindi credo che questo sia un po' per loro l'inizio del carnevale, è la prima festa loro. Mi auguro che veramente raggiungano degli obiettivi, anche di cose che loro si sono prefissate, perché ovviamente il carnevale è una festa che cade tutto sulle spalle dei ragazzi, dei cittadini, delle persone che sono innamorate del carnevale. Noi quest'anno abbiamo già fatto un gemellaggio con una città greca, abbiamo fatto un gemellaggio con Palma Campania, ma adesso quest'anno stiamo lavorando con la Croazia, che c'è un carnevale a Fiume,
E noi abbiamo ospitato questa settimana l'ambasciatore croato in Italia e abbiamo chiuso questa intesa. Ci sarà un gemellaggio Carnevale di Fiume, Carnevale di Saviano. Quindi stiamo perfezionando gli atti, per cui noi andremo a Fiume, Fiume verrà qui da noi. Ed è la prima volta che facciamo questa cosa. E ovviamente questo significa che il nostro carnevale è ben visto anche lì. L'ambasciatore ha visto il filmato del carnevale di Saviano, ecco, parlando dei carri allegorici, della fattezza e del divertimento che ne scaturisce, è rimasto entusiasta e quindi ha voluto fortemente questo gemellaggio. Lello, benvenuto a Saviano, eri mai venuto? Sì. Sai che qui sono famosi per il carnevale? No. Uno dei carnevali più importanti d'Italia. Non lo sapevo, però adesso lo so e quindi verrò a vedere il carnevale di Saviano. Pensa, ci sono migliaia di persone, si arriva fino a 100.000 persone in piazza. Allora non è cosa, non venga. Numeri straordinari. Ci sarà un sacco di folla. Bene, bellissimi cari, come anche questa festa dedicata alla birra. Ho capito, anche questa qua, perché io poi mi hanno chiamato e io a volte non mi dicono nemmeno dove devo andare e che devo fare, quindi la birra è la cosa che mi piace di più. Perché tu bevi in birra? No, ogni tanto bevo birra quando quando la pizza. Quando faccio una bella pizza, mi faccio quello. C'è il binomio, sai, pizza, birra, no? Sì, sì, sicuramente. Ma le bionde o le brune? Ma la stessa cosa, guarda, basta che sono buone. Basta che sono buone. Insomma, ritornate con questa esperienza Made in Sud, vi aspettiamo. Sì, a febbraio, quindi avremo un po' di tempo per studiare qualche pezzo nuovo, qualche cosa nuova, qualche personaggio nuovo. Benvenuto alla festa della birra, questo festival della bionda, ma anche della mora. Ma a noi piacciono le bionde, a noi piacciono le more e quando ce ne danno a Iosa noi siamo sempre pronti e io non potevo mancare con, spero, la mia verve, il mio divertimento, quello che già il collega Lello, l'amico, sta ovviamente proferendo. Io mi auguro sinceramente che questa sera la gente si diverta, che Saviano, che è la mia vicina di casa perché io sono ormai agronolano d'adozione da oltre un decennio, si diverta in mia compagnia. Poi sono venuto con tutta la band, quindi è qualcosa di grosso, ci sarà il Tom Midley, che ci fa impazzire. Faremo tante cose, guarda, lo spettacolo mio poi tu sai si rinnova ogni sera perché io improvviso molto con il pubblico, il vero protagonista è veramente il pubblico, quindi io il pubblico di Saviano lo conosco, è un pubblico che ha veramente voglia di divertirsi, quindi c'è tanta gente questa sera e tutti per te, voglio dire, perché tu sei la guest star di questa sera perché apri ufficialmente il festival della è un'iniziativa straordinaria perché portare in questa provincia iniziative di questo tipo secondo me è sinonimo di crescita e di volontà di crescita, quindi complimenti agli organizzatori, al mio amico Felice, al mio amico Carmine e a tutti gli altri che hanno ovviamente organizzato questa che deve essere secondo me una partenza e non un punto di arrivo. Sai meglio di me che Saviano è nota in Italia e anche all'estero per il carnevale. Carnevale veramente straordinario, io sono stato a più edizioni del carnevale, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone in piazza, un popolo, gente che si diverte, che sa anche divertirsi e portare anche pagata, le bello, nel senso che sono persone comunque coerenti, abituate a vedere la folla per la strada e a ordinarla. Questo è importante perché poi c'è sempre bisogno di civiltà quando si organizzano manifestazioni di questo tipo. E io sono contento che da oggi, mi auguro, oltre al famosissimo e internazionale Carnevale di Saviano, ci sarà anche questo Festival della Birra, il primo Saviano Beer Festival. Cremi. Magnifica gente di questa città, gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e se sta. Gente, magnifica gente di questa città. Distanti dalla nostra realtà.